Mi sono preso qualche giorno di vacanza e sono a Livorno. E per qualche giorno non voglio sentir parlare di fotografie, di obiettivi, di pellicole. Solo un po' di relax, sperando che il tempo migliori. Sì, è veramente una bella cittadina Livorno, ma questo qua RCE? RCE Foto. RCE Foto Livorno? Beh, guarda, anche in vetrina dei bei libri, i grandi fotografi. Beh, promette bene, farò uno strappo. Buongiorno! Buongiorno Stefano! Buongiorno carissimo! Io ero in vacanza, ho detto faccio e poi ho visto RCE Foto e non si può... vedo che ti stai divertendo con qualcosa di piccolo. Mi fai passare dall'altra parte del banco, via! Vieni pure! Allora, io ne approfitto, visto che sono qui, intanto per farti anche qualche domanda, perché il tuo negozio mi ha sempre incuriosito, perché... è piccolino fra quelli della galassia RCE, non è il più grande, insomma, si può dire, però ha un'altissima densità di materiale. No, dico di materiale. Questo qua è una follia. Luca, ti faccio qualche domanda, perché certo. Effettivamente chi glielo fa fare ad uno di mettersi in casa un obiettivo come questo? Beh, questo è dedicato specialmente a un collezionista che... avendo un attacco Canon, questo Sigma qua, nasceva con attacco Canon e Nikon, quindi va a mettere in risalto un collezionismo di certo materiale. Sì, sì, non è quello che si acquista lo zoometto per andare in vacanza. Esatto. Comunque, sono partito da questo perché effettivamente fa scena e anzi, spiego subito al pubblico che ci segue che sarà oggetto di uno special, di un approfondimento, perché non capita mica tutti i giorni di avere un obiettivo come questo, ammesso che poi riesca a sollevarlo, perché mi hai detto 15-16 kg. Okay. Esatto. Poi gli faremo come sorpresa la valigia. Comunque, invece, venendo a noi, Luca, com'è nata questa tua passione? E lo dico passione perché entrando ho visto dei libri. Esatto, quindi non solo la fotografia, cioè prendo, compro, vendo, rivendo, eccetera, ma c'è proprio passione. Poi io lo so perché un po' ci conosciamo ormai con Luca, che lui fotografa ed è anche questo un po' quello che racconto sempre, cioè non andrei mai ad imparare a nuotare da un maestro che non viene in acqua, non mi segue in piscina, che non sa nuotare. Così come nei negozi di fotografia mi aspetto che chi sta dietro il banco ne sappia qualcosa, perché se no, insomma, veramente evviva internet a sto punto. Com'è nata questa avventura? Allora, l'avventura nasce da una passione che, devo dire la verità, non è tantissimo che ho la passione fotografica, ma siamo sul decennio. Quindi non è moltissimi anni, però dopo moltissimi anni che lavoravo per un'altra azienda da dipendente, ho deciso di buttarmi nel mondo della fotografia vera e propria, aprendo un negozio in franchising con RCE. E chi viene qui, secondo te, cioè qual è il valore aggiunto che trova rispetto ad un altro negozio di fotografia? Beh, sicuramente la passione che ci mettiamo nel nostro lavoro, di comunque sia di passare anche al cliente consigli pratici e per gli acquisti veri e propri che faranno eventualmente da noi, e non per la per la mera vendita e basta, ma vedendoli anche contenti di quello che fanno, soddisfatti assolutamente. Esatto. Poi veramente guardavo che ormai, insomma, mi ricordo i primi tempi che hai aperto, non c'era tutto questo armamentario, vero? Sei partito anche tu un po' col pane quotidiano, con quello che si vende. Adesso c'è davvero molto di più. Io sono qui dietro, cari amici, perché lo scopo di questi video che gireremo, e saranno 4-5 che riguarderanno i vari brand, almeno i principali, è per farmi dire da questo signore che sì, è un fotografo, ma sta dall'altra parte del banco, cioè io ho una conoscenza di un certo tipo, ma lui sa quello che si vende, quello che va, quello che non va, quello che per noi è una chimera e che magari per invece il negoziante che ha il polso del mercato dice ma sì, si sta vendendo un pochettino meno, non sta andando più come andava una volta. Ad esempio, partirei dalla prima domanda, la mirrorless, quanto ha cambiato il mondo fotografico per te che sei qui dietro e le vendi? Sì, allora in questo periodo
c'è una tendenza ad andare verso le mirrorless, chiaramente. E il mercato continuerà a cambiare perché stiamo passando sulla prima evoluzione, e appunto anche perché brand Canon, Nikon stanno dismettendo la produzione di materiale reflex, mantenendo solo una minima parte delle top gamma, diciamo così, e sta andando chiaramente tutto su mirrorless, ma la motivazione principale è la leggerezza, la trasportabilità e comunque sia la qualità finale del file, allora, che può portare questo sistema fotografico. Subito per farti una domanda che interessa a me, che sono l'utilizzatore, e cioè, è vero, l'abbiamo sentito, che Nikon, Canon e altri brand a ruota non produrranno più reflex. Io che invece, per un effetto nostalgico, visto che i miei capelli sono già grigi, ho utilizzato tantissime reflex, ma che faccio? Perché tra un po', noi sappiamo che sia l'assistenza che tutti gli organi sono garantiti entro una decina d'anni, esatto, generalmente. E poi che succede? Vale a dire, me la compro oggi una reflex anche usata, che non ho potuto mai comprare da nuovo perché il prezzo magari era quello, e cioè il futuro com'è secondo te che le vendi queste cose? Reflex avrà ancora una vita, presumo, longeva, tutto il comparto Reflex, okay, sia di ottiche che di macchine fotografiche. Fortunatamente anche i centri di assistenza ufficiali forniranno, appunto, come hai detto bene te, assistenza per un altro decennio, forse anche di ma più. Ma anche di più, credo, esatto. Perché, scusa se ti interrompo, ma questi gingilli qua, tanto che siano Canon ma che siano Nikon, non possono rimanere senza le mani che ci vanno che dentro, ci vanno un occhio, che, perché stiamo parlando di pezzi veramente di storia. Io li ho entrambi, insomma, il mio pubblico lo sa, ho entrambi i sistemi e utilizzo anche delle mirrorless, ma la reflex resta un'altra cosa, così come chi ama il telemetro. E non c'è verso, è un campo a sé. Quindi, ecco, questo mi tranquillizza, perché è un po' la domanda che, insomma, mi veniva, anche perché poi molte ottiche di conseguenza stanno perdendo gli attacchi per EF Canon, per ZF per esempio Nikon, e questa è un'altra cosa che dico, speriamo che vengano comunque prodotti ancora un po' degli obiettivi di qualità, come ne abbiamo tanti per i brand, esatto. Sì. Non solo macchine fotografiche, perché un negozio di fotografia non campa solo su questo. So che hai dei servizi, ma poi andremo a vedere di là. Cosa fai oltre alla vendita? Noi facciamo pulizia sensori, abbiamo il nostro tecnico Gabriele. Sì, perché voi vedete che siamo inquadrati, ma là dietro c'è un giovanotto. Vieni Gabriele, che ho avuto modo di conoscere. Ciao Gabriele. Buonasera a tutti. Non posso dire niente, non posso contestare, perché sono tutti più grossi di me, tutti più grandi di me, però lì per esempio c'è una reflex, so che sì. Tu ti occupi anche di piccole sistemazioni, riparazioni, pulizia, anche facciamo pulizia sensori, gomme. Facciamo pulizia di tutte le ottiche in termini esterni, se sostituiamo anche le gomme nei momenti in cui collassano, sì. Ovviamente in fase iniziale. E ci sono dei piccoli accorgimenti che effettivamente possono, ecco, essere. Questo può interessare, piccoli accorgimenti in una cosa che però magari aiuta parecchio, cosa potrebbe? Una cosa che aiuta molto è quella di sostituire le ottiche nel momento in cui devono essere cambiate, tenendo sempre il corpo macchina verso il basso. Quante volte l'ho detto, ora che lo dice una persona che ha più competenza di me, mi raccomando, perché effettivamente cambia da così a così. E però sei tu che ti occupi della parte video, perché hai, diciamo, se ho capito bene, RCS è dotato, insomma, anche di un esperto nel settore video oltre che nella fotografia, perché ormai le mirrorless sono delle vere e proprie camere multimediali, cioè, assolutamente. Io ammetto che non ho mai dato molta importanza al video, finché poi le ultime reflex hanno cominciato a fornire Canon, Nikon e Sony, anzi anche prima, se non sì, reflex, degli ottimi risultati. Però usare una mirrorless oggi solo per la fotografia è un po' uno spreco, secondo me. Sono riusciti a creare le case di produzione degli oggetti veramente ibridi, che vanno bene sia per chi scatta sia per chi vuole girare video. Sono oggetti di un certo tipo, nel senso che ci vuole
la voglia di imparare ad utilizzarli. Certo. Come tutte le cose, che come saprai meglio di me, la fotografia ha delle basi, il video sotto certi punti di vista ne ha degli altri, però ecco, le case costruttrici ci stanno mettendo in mano degli oggetti che veramente ci danno la possibilità di creare delle cose belle. Già che ti ho qua, così è proprio, sai, bianco, rosso, giallo, cosa ti piace di più, in che cosa vedi una eventuale diversificazione anche in termini di prestazioni o possibilità fra i brand principali? Insomma, se vuoi includiamo anche Panasonic, che non è seconda a nessuno nei video, ma fra Canon, Nikon, Sony, cosa dici? Per uno, un indirizzo per uno che vuole cominciare a dotarsi di qualcosa in maniera un pochettino più seria, parlo come potenzialità. Allora, per gusto strettamente personale, io mi trovo molto bene con Canon per semplicità di utilizzo e mi piacciono molto i colori, poi probabilmente parlo anche un po' col cuore più che con la testa, però effettivamente per chi vuole intraprendere la strada del video, Sony è veramente un buon prodotto. Perché è vero, magari per la mia esperienza personale, si parla sempre dell'opinione di Gabriele, in termini di menu sono un po' complesse, però ti danno tutte quelle possibilità che, se sei una persona che ha voglia di andare in quella direzione, devi studiare tanto, ma effettivamente ti fanno fare il salto di qualità che poi, come sempre, conta il manico, va bene? Esattamente. Perché, ok. Grazie, io direi che possiamo anche salutarci, perché era questo che volevo un po' raccontarvi, e non perdetevi i video che arriveranno dopo, perché parleremo dei singoli brand. E allora, guarda, è stato un piacere venire qua e anche, spero, utile per chi ci ha seguito. Luca, ciao, quando ciao, passo, ciao, Stefano. Quando passo, vengo a trovarti. Certamente, di nuovo. Siamo qua, buona giornata. Stefano, dove vai? Ci ho provato. Ciao amici, alla prossima.